Beh, mi sembra prima di tutto una bella domanda. I libri sono indispensabili per ripartire, l'abbiamo detto adesso al Teatro Verdi, e con i libri nasce, rinasce la nostra vita, senza il pensiero, senza le riflessioni, senza 3.000 anni di idee. Perché io mi occupo di Omero, scherziamo, o di autori antichi, Socrate, Luciano di Samosa, senza le idee, senza i nostri 3.000 anni di pensieri, non possiamo fare niente. Se invece abbiamo grandi libri e grandi cose da dire, bene, forse arriviamo lontano. Beh, ne ho presentati due e c'è qualche problema, nel senso che questi due libri sono due libri di satira, anzi di satire. E uno è un libro sulla satira antica, l'altro è un libro sulla satira moderna. Il primo è un libro di Luciano di Samosata, anzi un'opera di Luciano di Samosata pubblicata con un grande commento e si intitola Necromanzia, Menippo o la Necromanzia, è la discesa nell'aldilà ed è un Dante Alighieri, come fa Dante Alighieri? Che all'inferno critica la nostra società, la sua società contemporanea. Lo stesso fa Luciano di Samosata. L'altro libro, che si intitola Vedere Venezia, treni satirici quotidiani, applico le idee antiche al mondo attuale e con questi pensieri antichi noi possiamo andare a vedere e a dire, questo è il compito della satira, la verità sui nostri umili disservizi della democrazia attuale. Beh, devo dire che sono amico di Pordenone Legge da anni e devo dire che è qualcosa di formidabile. Devo dire, già dai primi segnali dei contatti con le istituzioni di Pordenone Legge, con gli angeli, con tutta l'organizzazione, cioè è la ricerca utopica della perfezione. Poi la perfezione non c'è mai, ma la sensazione di una gradevolezza, di una città che vuole rinascere e far rinascere anche i ragionamenti sulla meraviglia della cultura in Italia, questo mi sembra una cosa notevole, la gente, le persone, il pubblico, beh, ti saltano addosso e sono dei grandi amici.